Bella a tutti Sono pronto ragazzi, per aspetta vi accompagnarvi. spiego dopo. Come? E Ascoltate la accompagnarmi scena. dove? Su, non c'è ragione di essere nervosi. Nervoso? No. È il vostro aspetto. Beh, preoccupante. Preoccupante? Io? Ma io sono un amico. Mi chiamo Manny Calavera, vostro agente di viaggio. Non voglio un agente di viaggio, voglio andare a casa mia. Non potete, Celso. Siete morto. Ma non siete solo. Qui tutti sono morti, proprio come voi. Ecco perché si chiama Terra dei Morti. Siete pronto per il grande viaggio? No! Quale viaggio? Il viaggio quadriennale dell'anima. È un lungo viaggio. E non posso mentirvi, Celso. Può essere molto, molto pericoloso. A meno che non tiriate fuori il denaro con cui siete stato sepolto e compriate da noi un viaggio migliore. Non preferireste attraversare la Terra dei Morti su un'auto sportiva? O provare una crociera di lusso? Se avete condotto una vita impeccabile, potreste ottenere addirittura un biglietto per il numero 9. Il numero 9? È il nostro miglior treno espresso. Arriva direttamente al nono al di là, la terra dell'eterno riposo, in 4 minuti anziché 4 anni. Ma pochi ne sono degni. Diamo un'occhiata al vostro curriculum. Bene. La cattiva notizia è che il treno è oltre la vostra portata, ma ho un altro paio di assi nella manica. Sì, ecco la soluzione. La linea Excelsior. Già, è proprio bello. Quella bussola sulla maniglia vi sarà utilissima, vedrete. Ah, sarà un viaggio fantastico. Vorrei esserci anch'io. Perché no? Potreste darmi un passaggio. No, io non me ne posso andare finché non avrò pagato un piccolo debito. Lavoro sociale? Beh, suppongo che ci sia gente messa peggio di me. Ehi, me ne andrò molto presto da qui. Certo, non grazie a casi disperati e inutili come il vostro, amico. Ehi, Manny, il capo mi ha detto di dirti di non scappare stasera. Vuole parlarti di qualcosa quando tornerà dal suo viaggio. Dì a Don che va bene. Non vado da nessuna parte. Specialmente con clienti come questo. Dove la trovano certa gente? Non hanno fatto niente di buono. Non posso vendergli niente di buono. Non posso pagare i miei debiti. E sto qui, a vendere spazzatura dei pezzenti per l'eternità. Mi servono clienti migliori. Mi serve un santo. Quello che mi serve è un santo ricco e defunto. Che è sesto? Eccoci, bella a tutti ragazzi, bentrovati in questo episodio di Grim Fandango. Allora, questo è un gioco che l'ho visto nel PlayStation Plus e l'ho provato. Cosa si chiama comunque gli e ho deciso di provarlo. È un gioco che non l'hanno fatto in molti su YouTube, più che altro l'hanno fatto qualche anno fa, non quest'anno. Vabbè, ragazzi, spero che questa serie vi piaccia, sarà una nuova serie, insomma una serie avventura, che sono nuovi giochi che voglio portare insomma sul canale. Io spero che vi piaccia questa serie e ho deciso di farla. Vediamo intanto com'è il gioco, perché il gioco non lo conosco, ve lo dico già, io il gioco non lo conosco. Questo gioco non salvo automaticamente, salvo nemmeno di pausa. Ok, boh, vediamo cosa dobbiamo fare. Intanto non so i tasti. Oddio, così corre. Vediamo se possiamo entrare qua. No. Qua c'è lei. Buongiorno, mi scusi. Vorrei un caffè. Posso usare la tua perforatrice? Fai pure. Grazie. Scarica l'aggressività, vero? Posso usare la tua perforatrice? Fai Non pure. capisco. Grazie. Scarica l'aggressività, vero? Ah, ok, allora, semplicemente questa cosa del cavo. Non capisco, ragazzi, che devo fare, non mi hanno dato obiettivi. Vabbè, vediamo di qua se qua non si capisce un cavolo.
Beh, non c'è. Direi che non c'è niente di là. Ok, no, non voglio salire. Raga, ma che devo fare? Non capisco che cacchio devo fare. Boh. Beh, insomma, spero che questo gioco vi possa anche piacere. Ah, ok. Ma la posso girare. Vabbè, di qua è chiuso. Dobbiamo andare di qua. È enorme, non posso aprirla. Ma non capisco cosa cavolo devo fare, non spiegatemi questa cosa. Divieto di parcheggio. Consentito il solo carico dei clienti. Ricordo l'anno in cui la costruirono. Non voglio camminare sull'autostrada. Non dovrei neppure starci qui. Ruba cava. Ma allora cosa devo fare? Vediamo se mi posso aiutare. Cancella. Chiuso. Ok. Capito. La mia falce. Mi piace tenerla vicino a dove era il mio cuore. Ok. Vabbè. Raga, ma quindi che cacchio devo fare? Boh, proviamo a tornare su. Tu hai rotto le palle, ma seriamente, sai sempre a scrivere, guarda. Buenos dias. Manny, perché non sei all'avvelenamento? Bene, vado a battere un po' la strada, impegno come solito. Che avvelenamento? L'avvelenamento da gaspaccio, codice 3, a cui stanno lavorando tutti, tranne te. Perché mando i memo se poi nessuno li legge? Mi ripeti, dovrebbe essere qualche messaggio per me impegnato da come so. Mi ripeti dove è stato l'avvelenamento? Per l'amor del cielo, chiedilo al tuo autista. Lui lo sa. Comunque dovrebbe essere in qualche posto adesso, qualche messaggio. Non ricordo. Basta. Dovrei essere in qualche posto adesso. Manny? Devo spiegarti il tuo lavoro da capo? No, ma serve sentire la tua versione tanto per cambiare. Non so se per dove mi. Sì. Ebbene, il Manuel Calavera che conosco io raccoglie le persone dalla terra dei vivi. Defunti. Preferibilmente. E li porta qui, tentando volenterosamente di vender loro il miglior pacchetto viaggio cui possano aspirare. Se vende viaggi a sufficienza, il nostro eroe sarà libero di lasciare la terra dei morti. Fino ad allora lui ed io siamo incollati qui, a parlare delle stesse cose, ogni giorno per l'eternità. Ho capito adesso perché alcuni clienti possono ottenere pacchetti viaggio migliori. Basta che adesso facciamo un po' questo, sì. Abbiamo parlato abbastanza di me. Qual è il tuo lavoro? È come fare la babysitter. Tranne che non posso guardare la TV. Che adesso facciamo un po' questa sera. Cosa hai fatto in vita per ritrovarti inchiodata qui? Quello che ho fatto ai bei tempi non è affar tuo. Conosci le regole. Perché alcuni clienti possono ottenere pacchetti viaggio migliori? Hanno condotto buone vite. Che traes? Come la definiresti una buona vita? Migliore della tua e della mia.
Che ne dici se facciamo un salto fuori città? Non ci avevamo più scelte. Grazie per l'offerta, ma non riusciremo mai ad uscire dalla città vivi. Ma... intendo tutti interi. Scommetto che ci riuscirei se ci provassi davvero. Oh, Manny, guardati. Sei una povera anima in trappola e non te ne rendi nemmeno conto. Non mi ricordo, dovrei essere in qualche posto adesso. Messaggio per me. Bene, vado a battere un po'. Non so che cosa scegliere. Non ricordo essere in qualche po'. Non ricordo. Dovrei essere in qualche posto adesso. Manny, sai cosa devi fare. Smettila di fare il finto tonto solo per farmi la corte. Qualche messaggio per me? Io sto provando a scegliere l'allenamento. Sì. Ho soltanto un messaggio per te, Manny. Non sono la tua segretaria. Non prendo i tuoi messaggi. Cerca di ficcartelo nella zucca e smettila di passarmi le tue telefonate. Ok, ok. Bel caratterino sta qua, raga. Oh. Nel mio cuore, credimi, sei ancora la mia segretaria. Manny. Di cosa stai parlando? Non sono mai stata la tua segretaria, neppure quando eri in sella. Ho un solo capo, lo stesso che hai tu. Ma mi scusi, questa conversazione deve durare ancora molto. Io so che lavoro per un altro uomo, oltre a Don. Dove sono tutti? Manny, hai scordato che giorno è oggi? Un cribbio. Sono venuto di sabato un'altra volta? È il giorno dei morti. Tutti tornano nella terra dei vivi per visitare le loro famiglie, come dovremmo fare noi. Perché tu non vai a trovare la tua famiglia oggi? Beh, il capo è qui e così io devo essere qui. E tu, Cal? Non ho nessuno da andare a trovare laggiù. E non vuoi Domino qui da solo a raccogliere tutte le buone occasioni? Domino è qui? Adesso è all'avvelenamento. E ti sta soffiando la commissione. E così va la festa di Natale. Via, so che lavori per un altro uomo oltre a Don. Di cosa stai parlando? So che ogni tanto prendi appunti per Harley. Oh, Manny! Sparisci, ok? E così vai alla festa di Natale? Dopo lo spettacolo che hai dato di te lo scorso anno. Non me la perderei per niente al mondo. Oh, mi avete rotto le palle, fatemi uscire da via. Impegnata come al solito, vedo. Avrei più lavoro se tu avessi più clienti. Hai qualche pettegolezzo? Ho sentito dire che Domino ha avuto un aumento. Oh, por favor. Dammi qualche buona notizia, vuoi? Ti amo ancora. Sei la luce della mia vita, ciliegina. Manny, se non ti spiace, avrei da lavorare all'archivio. Giusto. Adios. Quel che ho fatto è mio figlio, non ha fatto conoscere. Mister Grande Capo non vuole essere disturbato oggi. Allora, quindi dobbiamo andare agli archivi. La porta di Domino è chiusa. Forse ha paura che rubi uno dei suoi file. Il che non è una cattiva idea, dopo tutto. Raga, mi sto a rompere le palle. Vabbè. Dai, muoviti! Dico, non si può più andare, quindi dovevamo andare agli archivi. Da quel... no, aspetta, mi scusi. Quanti cacchi di ascensori ci stanno in sto posto? Oh. Che? Non posso andarci a piedi. Qualcuno ci ha provato, ma non è mai tornato. Cioè... raga, a me questo gioco mi intriga, però vorrei sapere come si va avanti, gentilmente. Ancora, ho sbagliato basta. Ehi, servizio! Ehi, chi cazzo? Oh, come risponde, signore, non credevo.
Gli agenti alle vendite di solito non vengono qui, in questa parte del garage. Ehi, tu sono te. Mi chiamo Calavera, Manny Calavera. Io sono Glottis, non ho molte visite. Ehi, ho un messaggio per un certo Calavera. Il tuo autista ha detto che Mr. Harley ha detto che poteva avere il resto della giornata libera. Domino ha mandato a casa il mio autista? Sì, non è gentile. Pare che abbia bisogno di un nuovo autista. Oh, io... Io credo che tu abbia ragione. Io, ragazzi, non ho ancora capito la trama di questo gioco, non riesco a capire. Ti va di sostituire il mio autista? Io? Oh, no, mi dispiace, non posso. Le regole. Ma, oltre al fatto che non puoi, secondo me non riesci neanche a entrare nella macchina, tanto per dire, perché sei un tantino grasso, ma un po', poco. E andiamo a Glottis, ho bisogno di te. Andiamo, Glottis, ho bisogno di te. No, non posso, sono troppo grosso. Ah, ec! Non sei grosso. Hai solo un problema di autoaccettazione. Un che? Ripeti con me. Non sono grasso, sono magro. Le donne mi trovano attraente. Non ho mai detto di essere troppo grosso per le donne, solo per le auto. Alle donne piaccio. Porca madonna, mi sembri una merda. Non sei grosso, vai benissimo. No, me lo hanno detto tante volte. Sono troppo grosso per guidare. Non sei troppo grosso. Sono le auto che sono troppo piccole. È vero, quelle stramaledette utilitarie. Ehi, mi è venuta un'idea. Potrei modificare un po' la tua auto. Solo un tocco leggero di fiamma ossidrica, capisci? Ah, ma non posso modificare le auto senza un ordine di lavoro scritto dall'alto. Potrei perdere il posto. Un ordine di lavoro? Sì. Non posso accendere niente di più grosso di una sigaretta senza uno di quelli firmato dal boss in persona. Ehi, questa è la mia specialità, far firmare la gente. Torno tra un attimo. Sì, troppo piccole. Io non sono troppo grosso. Tutto qui è troppo piccolo. Madonna. Bene, andiamo. Andiamo. Quindi dobbiamo farci firmare da questo. È un gioco che non riesco ancora a capire la trama, però va bene. Eva, ho davvero bisogno del capo per firmare questo.